Benvenuti e bentornati! Ciao! Allora, oggi c'è anche Marika a farci compagnia in questo video spacchettamento. Perché a scuola non riesco a fare tanti video grazie alla scuola. Quindi. Grazie alla scuola, purtroppo, con la scuola. Ebbene sì, allora, quindi oggi sarà il video spacchettamento Avon di campagna numero 11. Come sempre vi mostreremo tutto il cartaceo, quello che hanno ordinato le clienti e poi vi mostreremo ciò che abbiamo preso noi. E oggi ne vedremo veramente delle belle, perché vi mostrerò l'anteprima di un prodotto amatissimo da tutte, anche se su quello poi farò un video specifico, comunque lo vediamo tra un po'. Allora, cosa farvi vedere? Tutto il cartaceo, quindi mi sono arrivati tutti i cataloghi di campagna numero 13, quindi già sono i cataloghi di campagna 13. Poi c'è un volantino offerta inerente appunto alle tinte labbra di Avon. L'Avon per te, dove ci sono l'anteprima da mostrare appunto di campagna, la guida, la campagna 12, che è la campagna che è appena iniziata, più l'anteprima della campagna 13. Dei volantini, delle bruciurine con i prodotti scontati. Poi vabbè, la fattura e poi c'è anche l'Avon offerte esclusive, quello dove ci sono i prodotti che escono fuori serie, quindi che noi presentatrici possiamo acquistare a un prezzo scontato. Allora, vi mostro subito quello che hanno preso le clienti. Allora, Marika, passami un po'. Avevo già diviso qualcosa nei sacchetti giusto per avvantaggiarmi un attimino con la sistemazione dei prodotti. Allora, una cliente mi ha ordinato come campagna precedente, quindi dalla campagna 10, 4 olietti per i capelli, appunto della Advanced Technique, che sono il siero, quello a goccine, che va proprio per le punte sfibrate e le punte secche. Siccome è il ritorno dalle vacanze, l'estate, col sole, il mare, il cloro, quindi i capelli sono un po' più sfibrati. E la cliente ha voluto usufruire dell'offerta che c'è, quindi si è fatto scorta per tutto l'anno. Ha fatto una buona cosa. Ah, sì, ottimo, perché è un prodotto eccezionale, anche se lo mettono spesso in offerta, però lì ben venga, ha voluto prenderli e va bene così. Poi c'era un'offerta anche, anzi questo era un set, vi mostro il set, era in set in offerta doccia schiuma, il bagno crema, sì se non dico male, sì, il doccia crema, il doccia schiuma e il sapone mani, questo è fantastico, io lo amo proprio questa fragranza Lagoon, è buonissima, non lo so, è dolciata, non lo so, è proprio buona. E quindi essendo un prezzo eccezionale, 3 prodotti a 4,50€, quindi la cliente ne ha voluto appunto usufruire. Poi mi è stato ordinato uno smalto, quello che è il Wine and Dine Me, ormai ci approcciamo a questi colori tipicamente autunnali, invernali, e infatti è un colore scurissimo, sembra quasi nero, ma alla fine è un... è un viola, un melanzana scuro, cioè proprio un vino scuro. E acquistando lo smalto c'era praticamente in omaggio la possibilità di ricevere a colore a scelta un campioncino delle nuove tinte labbra Mark. E in questo qui è il colore, in questo specifico è il Maneater. Lei con quella turn, quindi lo dice meglio di me, e quindi questo è l'ordine di una mia cliente. Poi c'erano altre due cose. Sì, allora un correttore light medium, anche questo offerta eccezionale, se non ricordo male, o 2,50 o 2,95. E poi una matita della Color Trend per contorno occhi, quindi una matita occhi nella tonalità dark brown. Vediamo se si vede, ecco qui, è praticamente questa qui, in questo color marrone. Spero che la luce oggi sia migliore perché c'è sole, siccome a quest'ora del pomeriggio il sole batte da questa parte delle camere, quindi c'è una maggiore luminosità, e poi ho acceso anche la luce bianca di fronte. Spero che appunto, per quanto riguarda le luci, che molte mi dite che purtroppo il problema è la luminosità, però come vi ho detto in un altro video, sto cercando di provvedere e di prendere le luci adatte. Allora, un'altra cliente invece mi ha ordinato
Oh, questa bellissima borsetta in questo blu petrolio, in questo verde petrolio, non so come definirlo. Scusate se non la apro. Comunque è una borsettina a tracolla, c'è la tracolina all'interno ed è abbastanza compatta. E abbinato a questo, praticamente c'era l'offerta, c'era il profumo. Quindi se si acquistava la borsetta più il profumo, entrambi costavano 19,95. Il profumo è il Mesmerade Black, appunto da donna, e la cliente, siccome è un'affezionata di questo profumo, ha fatto benissimo a usufruire dell'offerta in combo. La stessa cliente poi mi ha ordinato la serie di due leggings, praticamente il set era formato da due leggings, di cui uno blu e uno nero, non so se si riesce a vedere, e appunto sono i leggings, quelli della Body Illusion, forse anche questi venivano 19,95 entrambi. E che dire, quelli della Body Illusion praticamente sono i leggings modellanti, quelli che hanno la fascia alta, quindi modellano i glutei, tendono a sollevare il gluteo e anche a modellare appunto la parte addominale. Mi sa tanto che li prenderò anch'io per quanto riguarda la parte addominale. Devo controllare bene perché mi sta ispirando molto. Poi, per quanto riguarda il make up, c'è una valanga di make up da farvi vedere, però quasi quasi vi mostro prima tutti i prodotti beauty, così già mi levo il pensiero. Allora, una cliente mi ha ordinato la crema Avon Care, quella 3 in 1 sarebbe corpo, mani, viso, al profumo di cocco, se non ricordo male. Cocco e cioccolato, vero? No, no. Allora, questo ve lo dico subito. Crema idratante viso, mani e corpo, al burro di cacao, no bugia, burro di cacao. L'ho usato in quantità industriale, è però. È buonissimo. È buonissimo, non riesco ancora a decifrare. Comunque, sono quei classici bei profumazioni molto estive, secondo me. Quindi, tra burro di cacao, cocco, ci si può anche imbrogliare. Poi mi è stato ordinato un bagnoschiuma da litro nella profumazione nuova Gelsomino, bellissima profumazione, e altro bagnoschiuma, quello da mezzo litro, nella fragranza Vaniglia e Orchidea, anche questo una fragranza bellissima. Proprio di questo stamattina ne ho messo anche io uno in bagno. Vero, no? Questa fragranza qui l'ho messa in bagno, quindi fantastico. Questi bagnoschiuma hanno la particolarità, innanzitutto, di usarne pochissimi, quindi sono ultra concentrati, perché sono proprio bagnoschiuma, sono per la vaschera a bagno, però nessuno ci vieta di metterli anche per la doccia, però utilizzare una quantità inferiore, perché essendo concentrati fanno tanta schiuma e possono risultare un po' aggressivi. La cosa bellissima è che il profumo persiste sia sulla pelle, ma poi anche nel bagno, cioè rimane questo profumo bellissimo. Altro prodotto molto richiesto è lo shampoo della Advanced Technique, quello Supreme Oil, quindi è uno shampoo praticamente nutriente, sempre lo stesso discorso di prima, appunto va a nutrire il capello soprattutto dopo l'estate. Poi mi sono stati ordinati due spray sciogli nudi, questi sono quelli alla fragranza di albicocca e burro di karité. In genere mi ordinano anche quelli per i bambini, quelli al melone, se non ricordo male, albicocca. E infatti l'avevo ordinato, ma non me l'hanno mandato, va bene, pazienza. Praticamente non risulta il codice da nessuna parte, non so come sia possibile. Comunque, anche questi sono buonissimi, anche questi possono essere utilizzati per i bambini. Poi mi è stato, anzi due sono stati, uno l'ho preso io e uno una mia cliente, lo spray profumato e rinfrescante per i piedi, questo è ancora la profumazione cocco che io ho amato pazzamente, purtroppo essendo un prodotto praticamente estivo ormai lo stanno togliendo dal catalogo, a me mi piange il cuore perché è bellissimo, infatti ne ho preso anche io uno da utilizzare per i miei clienti. Altra cliente poi ha ordinato due fragranze spray nella profumazione Pompelmo Rosa e Menta, mentre l'altra è Orchidea e Mirtillo. Entrambe le fragranze sono fantastiche. Vi ho parlato diverse volte delle fragranze spray, delle acque profumate, utilissime appunto per l'estate, in sostituzione appunto al profumo perché magari è un po' più aggressivo, però nulla ci vieta di utilizzarlo anche nella stagione autunnale, dopo la doccia, quindi far mantenere delicatamente profumata la nostra pelle. Poi un'altra mia cliente ha acquistato in combo, non c'era proprio una vera e propria offerta combo, però erano in offerta, e mi ha ordinato
praticamente la maschera, anzi no, questa è l'esfoliante viso con estratti di aloe vera e camomilla, appunto per le impurità, e il detergente esfoliante lenitivo, e la linea Clear Skin è appunto per le pelli impure, però essere impura non significa che la pelle non sia delicata. Quindi nello stesso tempo andiamo ad utilizzare uno scrub da tutti i giorni, quindi questo è un esfoliante tra virgolette da tutti i giorni, appunto contenente aloe vera e camomilla, mentre questa è la maschera con estratto di camomilla. Ed è una maschera purificante ad azione profonda. Questa, una volta stesa, si fa asciugare e dà quell'effetto, come se fossero le tipiche maschere all'argilla. Avete presente? Cioè, che diventa, non dico il calco che poi potete staccare, ma si secca E poi si deve lavare e la poi faccia. ci si deve lavare la faccia. Io vado alla ruota e poi dico: Marica, perché non hai parlato? E la bambina dice: Mamma, tu non mi lasci parlare perché vai a ruota libera. È vero, perché voglio rendere quanto più breve possibile il video, perché ci sono tante cose da farvi vedere. Che attacco la macchinetta. Scusatemi, mi dispiace per lei, perché dice: Non mi fai parlare mai. Non troppo. Allora, altro prodotto sempre della linea piedi è questa crema per i talloni screpolati. Questo me l'ha proprio richiesto una mia cliente, che faccio i piedi, e le ha detto: Liana, comunque durante il periodo che non facciamo i piedi, cosa posso utilizzare? Perché ha davvero problemi di tallone screpolato, e io le ho consigliato questo prodotto, questa crema da utilizzare tutti i giorni, magari la sera prima di andare a letto, mettere anche un calzino di cotone non sarebbe male. Una volta si è messa la crema, mettere il prodotto, diciamo, in una quantità normale, non c'è bisogno di abbondanza, lasciarlo abbastanza umido e mettere un calzino di cotone proprio da far sì che aiuti appunto a penetrare, quindi ad ammorbidire il tallone. Queste linee della Footworks, è inutile, ve lo dico sempre, io la straamo. Allora, poi altro prodotto che non c'entra con il make-up sono questi due set, che purtroppo non vi posso aprire. Sono due set di anelli, se non ricordo male, Sì, con l'iniziale. Sono anelli? Sì. quello di qui. Sì, sono un set di anelli praticamente con delle iniziali. Allora, una era con l'iniziale A, se non ricordo male. Allora, una è l'iniziale con la A e l'altra è l'iniziale con la R. Quindi una mia cliente ha voluto appunto prendere questi set di anelli con le varie iniziali. Poi c'era l'offerta. Allora, c'era l'offerta che acquistando praticamente un prodotto da pagina a pagina si poteva avere, c'era la possibilità di avere un set tra composto da mascara e pennellino sopracciglia, che ha due parti che si aprono. Allora, il mascara in questione è il Big Style, il volume mascara, che è l'ultimo mascara, come potete vedere qui, ha la bandina azzurra. E quindi, anzi, vi faccio vedere direttamente il mio, ok, che è questo qui con la bandina azzurra. C'erano quello con la bandina rossa, con la bandina viola, fucsia, se non ricordo male. Questo è l'ultimo che è uscito. Guardate, il packaging è il classico nero e bianco, e la parte superiore è appunto blu elettrico. Un mascara che è volume, Big Style, quindi mascara molto molto volumizzante. Io ancora non ho aperto lo scovolino, quindi lo apriamo con voi. Guardate, questo è lo scovolino. Molto cicciotto, diciamo, però nello stesso tempo bello, mi piace. Sì. È un bel mascara. È lo scovolino è un bel mascara, è uno scovolino molto interessante. Non è proprio grossissimo, quindi diciamo che anche io potrei utilizzarlo, che non amo particolarmente gli scovolini troppo troppo grossi. Allora, questo era il set a 3,95, quindi mascara e pettinino per pettinare appunto le nostre sopracciglia. Quindi questo era il mio che avevo mostrato, e questi invece sono quelli che hanno ordinato i miei clienti. Poi altri prodotti che mi sono stati ordinati sono della Color Trend, e sono praticamente tutti questi qui. Così vi faccio vedere tutta la Color Trend, di cui tre rossetti in stick, quelli i rossetti stilo, che poi sono rossetti long lasting, e vi posso garantire che, con tutto che sono dei rossetti economici, durano davvero tantissimo sulle labbra, sono davvero long lasting. Non dureranno 12 ore, ma hanno un'ottima durata per il prezzo poiché hanno, che se non ricordo male costano intorno alle 2,50 euro, Sì. 2,90 euro, quindi. Allora, una nella tonalità Nocturnal, che non si vede, comunque dovrebbe essere.
marroncino, un rosato, non si riesce a vedere, ragazze, scusatemi. Comunque ve lo dico giusto così, per informazione, melondrama, che il melondrama poi sarà un color melone, quindi un rossiccio. E poi c'è Lolita. Lolita, forse Lolita è più sul fucsia, dovrebbe essere, però perdonatemi, non posso aprirli perché sono Questo è tipo sigillati. un marrone rossiccio. Marrone rossiccio, no? Può darsi. E poi invece ci sono tutta la serie di matite per gli occhi, tutte nelle tonalità nere, perché queste costavano soltanto 1,95 euro e quindi le mie clienti giustamente ne hanno approfittato. Tutte di questa offerta e hanno fatto benissimo. Queste sono uguali a quella marrone che vi ho mostrato prima ed è quella la classica matita eyeliner nera temperabile, ottima matita perché pur essendo economica ha una lunghissima durata sugli occhi, un'ottima scorrevolezza, non brucia gli occhi ed è una matita fantastica. Quindi anziché andare magari dal cinese a spendere 1 euro, 2 euro per una matita, se vi trovate a disposizione ad avere appunto una presentatrice a portata di mano, vi consiglio di acquistarle. Anzi, ragazze, volevo appunto, siccome è un video spacchettamento Avon, quindi siamo nel mondo Avon, volevo anche accennarvi questa cosa qui. Se non avete a disposizione praticamente una presentatrice Avon, adesso c'è la possibilità di acquistare online mediante i negozi online, cioè mi spiego meglio. L'avano messa a disposizione per noi presentatrici praticamente come se fosse un piccolo negozio online che ogni presentatrice ha. Quindi se voi non avete nessuno potete tranquillamente lasciarmi un commentino giù, io vi do l'indirizzo del mio negozio online, quindi vi do il nome, che poi il nome dello shop, che se non ricordo male è Eliana Shop Avon, adesso non ricordo di preciso perché è proprio una cosa neonata, quindi da pochissimo. Quindi se qualcuno di voi non ha la presentatrice e volesse acquistare un prodotto perché è interessata, tranquillamente mi lascia un commentino giù e io vi rispondo anche tramite mail, vi rispondo in privato, non c'è problema. Altra matita che era in offerta, sempre a 1,95 euro, ma della scorsa campagna e quindi mi hanno mandato in questa campagna, è sempre la matita la matita eyeliner, anzi questa è la casual, quindi può essere utilizzata anche nella rima interna dell'occhio ed era di questa edizione qui estiva, quindi bellissima con questo packaging color albicocca con i pois. Diciamo cambia il packaging, però è la classica matita casual. Allora, poi, per quanto riguarda Avon True, quindi la linea sempre di make-up dell'Avon True, abbiamo tutti questi prodotti qui che adesso Marika sta pescando. Ah, ok, allora, vi mostro subito. Mi è stato ordinato un fondotinta di quello della linea Calming Effect nella tonalità Creamy. Che vi mostro, tanto posso solo aprire lo scatolo, vi mostro dalla bottiglietta, che è questo colore qui, guardate. Spero che si riesca a vedere. Comunque è un colore chiaro, creamy. Questo ha un sottotono più che altro neutro, direi. Non ha un sottotono rosato, secondo me è più neutro. E appunto è un fondotinta Calming Effect, quindi è un fondotinta per le pelli sensibili. Se ci sono alterazioni sul viso non va ad alterare maggiormente il viso. E in più ha una finitura matte, perché di questa linea Calming Effect ci sono due finiture, una finitura luminosa e una finitura matte. Però la mia cliente ha preferito appunto questa finitura matte, non voleva appunto un fondotinta luminoso, quindi magari lucidante. Sempre della linea Avon True mi hanno ordinato le perle illuminanti, che praticamente è come se fossero un blush illuminante. Ve lo mostro delicatamente perché non vorrei far danni, e appunto sono queste perle qui che fungono sia da blush che da illuminante perché hanno una bellissima tonalità sul viso, non alterano molto l'incarnato, ma danno appunto questo effetto di colore sano e luminoso. Io amo le perle Avon, di qualsiasi genere si tratti, sia quelle abbronzanti, queste illuminanti, quelle correttive, cioè io le amo tutte, mi piacciono da impazzire, sono un ottimo prodotto. Poi, sempre riguardante la linea Avon True, mi hanno ordinato un mascara
di quello waterproof nella tonalità black. Questo è il packaging esterno ed è comunque giallo anche all'interno, proprio per distinguersi dagli altri, ed è comunque una tonalità nera black. Poi mi sono state ordinate delle matite, le glimmer stick, quindi le classiche matite Avon, quelle con lamina retraibile, tutte nella tonalità. Allora ve lo dico subito. Allora, questa è la glimmer stick eyeliner, glimmer stick eyeliner. Allora, sì, allora due sono. Vi dico, allora due sono le matite. Allora, una è matita labbra. Sì, Sì. allora la matita labbra, la Glimmer Stick, questa nella tonalità Mystery Mauve, che vi faccio vedere subito qual è, che è questa qui, in questa tonalità qui che vedete sulla bandina. Ok, poi mi è stato ordinato questa qui che è nella tonalità, scusate perché ci sono diverse tipologie, questa nella tonalità black, quindi la classica black. Poi queste invece sono le waterproof eyeliner resistenti all'acqua, quindi sono le stesse matite occhi, però nella formulazione resistente all'acqua. Quindi sono le glimmer stick, appunto, questa è black anche quella, Anche sono le due questa black, black. soltanto che sono resistenti all'acqua, quindi hanno una maggiore durata e si possono utilizzare magari anche se si sta tutta la giornata fuori casa per una cerimonia, al mare, in piscina, oddio. Al mare forse siamo in autunno, però col caldo che fa oggi, io infatti sto soffrendo con tutto che la maglietta è bucherellata. Domani si continua così, mi vado a fare una scappata sulla spiaggia e quindi può essere ancora utilizzata per chi magari passa una giornata bella al mare. Allora, poi passiamo per quanto riguarda la linea MAC. Allora, mi sono stati ordinati altri smalti. Allora, vi spiego. Una è la tonalità Roses Are Red, quindi un colore rosso, se non ricordo Un male. rosa. Sì, Sì. è proprio un rosso bellissimo, Un guardate, rosso fuoco proprio stupendo. stupendo. E abbinato a questo hanno scelto come campioncino questo campioncino di tinta labbra nella tonalità Heed Turner. Ecco appunto questo rosso qui. Poi mi è stato ordinato un gel shine long lasting finish, quindi è il top coat, che è quello lucido, che sia può essere utilizzato sia da solo come smalto trasparente e lucidante, ma anche come top coat sugli altri smalti per aumentarne la brillantezza e anche la durata. Altro colore che mi è stato ordinato è il Violet Tease, credo che si pronunci così. Perdonatemi, lo sapete il mio inglese. Io penso che mi iscriverò prima o poi a un corso di inglese proprio È perché stupendo. non posso fare a meno di parlare l'inglese, soprattutto quando si spiegano certi prodotti. E questa è la tonalità, quindi è un violetto chiaro, direi quasi, quasi glicine forse. Ecco, è bellissimo come È colore vero, questo. è un rosa violaceo, E questo è il stupendo. red che abbiamo visto prima. Allora, che dir di più? Penso di avervi detto tutto. Questo No, ah, forse no, non vi ho detto ancora altre due cose. Quindi mi hanno ordinato due matite in gel, quelle dell'Avon Mark, quindi le ex Super Shock, quindi le matite nere in gel che ormai vi raccomando e ve le consiglio, ve le straconsiglio ormai in tutti i vari spacchettamenti perché non c'è una volta che non vengono ordinate. Poi mi è stato ordinato un altro correttore nella tonalità medium, sempre dell'Avon Mark. E poi mi è stato ordinato come ultimo prodotto, ma non per importanza, questo rossetto ultra idratante praticamente dell'Avon True, che è lo Spring Lilac, che vi vado a mostrare adesso, sperando di No, non. non per Allora, loro. che è questo in stilo, quindi sono quelli ultra idratanti, ma soprattutto hanno anche un'ottima durata. E questo è il colore. È un viola Comunque, stupendo. parliamo di un fucsia violaceo, appunto, con una punta di violaceo e forse c'è anche una punta di blu È all'interno. Quindi, questi sono bellissimo. quelli che come colore tendenzialmente non dovrebbe rendere i denti gialli, perché quando c'è la punta di bluastro dentro evita appunto che i denti risultino gialli. Ora, Allora, riprendo un attimino fiato. Parla
la tua manica, vai, vai a ruota libera tu. No, mi spiace. Vabbè, scherzavo. Adesso vi mostro tutto ciò che abbiamo ordinato noi, che sono una marea di prodotti. Infatti le avevo divise nel sacchetto. Ma più che una marea di prodotti, sono tante tinte labbra. Allora, come prima vi faccio vedere, questo è lo spray dei piedi alla profumazione cocco che avevo mostrato e ordinato anche la mia cliente. Poi ho ordinato due creme viso, una è quella per sempre della linea Avon Care da 100 mg e questo è prettamente viso. Questo è con olio di cinorrodo e vitamina C, ad azione levigante ed energizzante, mentre quest'altra è una crema nutriente per il viso con pappa reale. Allora, perdonatemi, siccome erano in offerta ne ho acquistate due. Una l'avevo presa prettamente per il fatto che mi serve per il lavoro, per massaggiare, eccetera. Le utilizzerò entrambe per il lavoro, ma anche per me. Anche come base trucco sono ottime, ma soprattutto perché ordinando un prodotto di quelle creme viso della linea Avon Care c'è il programma Ponte dedicato a noi presentatrici, quindi di conseguenza ordinando questo prodotto nella prossima campagna, mantenendo l'attività, potrò ricevere un prodotto a prezzo scontato, quindi come quelli che vi dico, scusate ho mosso la camera, come vi dico tutte le, diciamo, le varie campagne in base a quando ci sono le offerte Ponte. Poi per mio marito, il classico suo ormai tanto amato deodorante roll-on, che non gliel'ho ordinato per due campagne, se l'era segnata il dito. Infatti questa volta ha detto, li hai presi? Ho detto sì, li ho presi, comincio a pagarmeli. Quindi ho fatto finta che anch'io faccio la presentatrice con mio marito, quindi me li deve pagare. Andando nel supermercato lui li paga, li compra e quindi mi deve pagare questi. Ho usufruito anch'io dell'offerta, visto che non tutte le clienti lo volevano, quindi li ho presi anch'io. L'offerta appunto dei mascara con il pettinino, e vi dico che un set di questi andranno messi da parte per il giveaway che aprirò a brevissimo, ve l'avevo promesso, doveva già uscire questo giveaway, però ho preferito aspettare un attimino per accumulare un po' di prodottini, quindi questo, un set di questo andrà messo da parte per voi, quindi mi raccomando rimanete sintonizzate sul canale perché a brevissimo ci sarà il lancio di un nuovo giveaway. Solo per voi? Per voi, per le mie followers, per le ragazze che mi seguono, che hanno la pazienza di sopportarmi che parlo a raffica. Allora, poi mi sono arrivati i campioncini, che ho ordinato dei campioncini qui di profumini, forse questi li ho ricevuti ordinando i cataloghi. Ma poi passiamo al, non dico il pezzo forte perché non ricordo più le cose che ho ordinato. Questi, dovrebbero essere 16, contiamoli, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 tipi. Allora, vi mostro in anteprima i prodotti che ho ordinato e che usciranno appunto in campagna numero 12, forse quindi già nel catalogo della 12 si ritrovano. Allora, sono il Perfect Brown Cream in Gel in Pot. Allora, cosa è questa cosa così minuscola, strana? Allora, non è altro che il gel per le sopracciglia. Allora, questo è il Deep Brown, la tonalità Deep Brown. Ed è il gel appunto per colorare le sopracciglia in pottino. Guardate questo qui, bellissimo, io adoro i pottini. E è questo colore qui, quindi è un marrone scuro che va benissimo appunto con le mie sopracciglia, ma poi ho notato che è un colore abbastanza modulabile, quindi va sulla maggior parte delle sopracciglia castane, perché non è né troppo nero ma neanche troppo biondo e neanche troppo rossiccio, quindi questa cosa mi piace davvero tanto. Poi ho ordinato l'Artist Gel Pot Eyeliner. Sì, perché questo era il set, quindi questo. È questo qui che vi mostro subito, ed è un appunto eyeliner in gel, ed è questa nella tonalità black, appunto l'eyeliner che viene steso col pennellino. Allora, poi ho acquistato, questo era un set,
di primer, quindi è il primer nella tonalità light beige, che è il primer appunto che va a uniformare la palpebra e in più fa resistere gli ombretti maggiormente sull'occhio, ed è cambiato giusto il packaging, perché questo era il classico primer che c'era. Adesso il pottino non è più tanto arrotondato, ma è più, sì, sempre tondo, ma in una forma un po' più modernizzante. E poi c'è come si chiama questo, l'ombretto in stick, e io ho preso la tonalità slate, ed è questo color, diciamo, voglio dire un taupe, eccolo qui, che è un grigiastro, è un taupe praticamente, è un color sabbia, non so come, sì, è un no, è un taupe, proprio un color taupe. È un colore abbastanza modulabile, perché va dal grigiastro con una punta leggera di violaceo, marroncino, quindi è un bellissimo colore per l'inverno, e questo è appunto lo sboccino. Molto molto bello, mi piace questo ombretto in stick. Allora, adesso passiamo alle tinte labbra dell'Avon. Ne ho prese ben 16, quindi sono praticamente 10 tonalità matte, 3 tonalità matte, quindi sono dei doppioni rispetto alle 10, e 3 nella tonalità shine. Allora, innanzitutto vi voglio dire che di queste tinte vi farò un video specifico. Adesso non so se appena finisco di girare questo vi farò il video di queste, quindi dove vi svuocerò tutti i colori e ve ne parlerò magari in modo più approfondito. Comunque, questi sono i liquid lip matte, lower matte, quindi sono i rossetti liquidi matte, e poi ci sono anche quelli nella finitura shine. Allora, un a caso è Nude Tude, che forse è uno dei miei preferiti. Questo è nella tonalità nude, però è di quelli lucidi, quindi quelli shine, questo qui. Ecco, vi faccio solo lo swatchino per farvi vedere. Bellissimo. Il profumo di queste tinte mi piace da impazzire, perché a differenza degli altri non è dolce, caramelloso, ma è più fruttato. Questo è il colore Nude Tude ed è shine, mentre questo è irresistible ed è la finitura matte. Allora, che vi mostro subito, ve ne ho preso una a campione, perché poi girerò direttamente il video di queste tinte, ed è questo qui. Anche il packaging è bellissimo, mi piace tanto. Questo sembra quasi un color è un rosa caldo con una punta accentuata di rosso, molto molto bello, e questo nella versione matte. Comunque, vi ripeto, vi ritorno a dire, troverete a breve anche il video swatch di tutte queste tinte. Vi posso dire soltanto che le tinte labbra sono in 7 ml, quindi ha 7 ml di prodotto all'interno, ottima anche come formato, sembra molto compatto, ma di prodotto ce n'è veramente tanto. E cosa bellissima, che è sponsorizzato dalla nostra bellissima Melissa Satta, quindi comunque in questa campagna numero 12 viene appunto sponsorizzato. Poi ci sarà anche il video TV, che vedrete su tutte le diciamo reti nazionali, almeno quelle di canali Mediaset sicuramente. E questa poi è l'immagine di copertina appunto che c'è sul catalogo di questa campagna, con la nostra bellissima promoter, quindi sponsorizzatrice, la nostra la bellissima Melissa Satta, che come potete vedere indossa a mo' di collana tutte le tinte. Allora ragazze, il nostro video spacchettamento termina qui. Come al solito sono andata speditissima, velocissima, a macchinetta. Adesso devo andare a bere un bicchiere d'acqua. Marica, poverina, la faccio parlare poco. Non fa niente. Non fa niente, lei poi si intimidisce anche. Anche se è lei che mi chiede di partecipare ai video, io non costringo, quindi assolutamente vorrei anche ribadire questo. Non sono io che obbligo mia figlia, ma per lei è un divertimento, è un passatempo. Così come lo è anche per me. Quindi ragazze, se avete delle informazioni da chiedermi, basta lasciare un commentino qua. Non dimenticate di spolliciare, quindi lasciare un like. Se non siete iscritte, iscrivetevi. E attivate la campanella. Ecco. E attivate la campanella, così sarete avvisate ogni volta che esce un nuovo video. Noi vi salutiamo. Vi mandiamo un grandissimo bacio e vi aspettiamo alla prossima. Ciao. Ciao.